tranquillo estremo difensore del CCP Calcio, oggi vittoria senza troppi patemi. Sì, loro nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, poi quando hanno messo il portiere abbiamo difeso bene nel secondo tempo e siamo riusciti a prendere il largo. Una partita difficile, questo è un campo difficile comunque per noi che giochiamo sul sintetico, però siamo stati bravi, abbiamo affrontato la partita discretamente e secondo me sono 3 punti meritati. Con questi 3 punti oggi archiviate probabilmente il discorso salvezza? Diciamo di sì, anche se secondo me abbiamo altre 2 partite difficili col Dilettanti Falasche e la prossima col Pomezia, mi sembra. Quindi facendo 6 punti anche nelle prossime 2 partite, secondo me siamo una salvezza tranquilla. Mister Screpante, oggi una sconfitta che non ci voleva. Sì, una sconfitta che non ci voleva, perché avevamo fatto bene fino adesso e abbiamo vanificato tutti gli sforzi fatti con dei risultati clamorosi da altri campi che non ci aspettavamo, quindi, ma non ci aspettavamo neanche che noi facessimo questo passo falso, devo dire la sincera verità, quindi una settimana brutta. Probabile che questi risultati esterni vi abbiano un po' condizionato a livello mentale? Non credo questo, però sicuramente saperli prima non ci ha giovato, questo sicuro, però non credo che il risultato di stasera sia dovuto da questo, è dovuto che purtroppo abbiamo sbagliato delle cose che noi non sbagliamo dalla partita del Grande Impero, col Grande Impero ad Ostia. Stasera le abbiamo sbagliate, palle di prima, l'ho detto prima dell'inizio della gara, non ci dobbiamo sentire arrivati. Noi non siamo arrivati da nessuna parte e difatti siamo tornati nella nostra posizione. E non va bene, non va assolutamente bene. Noi dovevamo continuare con quel trend, dovevamo continuare a lottare su tutti i palloni, 2 tocchi, 3 tocchi, gira palla tranquilla, cose che non ci competono a noi, quelle cose, non ci competono.